tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo il remake, un riepilogo per quanto riguarda i calendari dell'avvento. Oggi ho fatto il primo, non mi ricordo se lo metterò prima o dopo, comunque. Ho fatto un remake per quanto riguarda tre calendari dell'avvento, adesso ne farò altri. Allora, adesso parleremo di questo calendario acquistato da ADM ed è della Balea e si chiama Magic is in the Here. Mi piace tantissimo, sapete tutti se mi avete seguito su Instagram e su TikTok, ho fatto l'apertura dei calendari, quindi giorno per giorno avete visto l'apertura delle caselle. Le caselle erano queste qui con l'apertura, questi hanno l'apertura con la plastica all'interno e siccome non sono, diciamo, separate, non è incollato, automaticamente alcuni prodotti sono anche scesi, ma quello non fa niente perché i prodotti erano tutti intatti e uno più bello dell'altro. Mi sono anche scritta che cosa sono, perché sinceramente non mi ricordavo i vari prodotti e tutto. Non mi ricordo bene dove ho trovato che cosa, però vi faccio vedere i prodotti perché se non avete visto su se non l'avete visto, diciamo, l'apertura sul mio Instagram o su TikTok, non avete visto cosa ho trovato all'interno. Allora, ve li faccio vedere, nel frattempo vi leggo la traduzione. Il primo è questo. E questo, vediamo se riesco a farveli vedere così, con la testa nascosta. Questo è una spray mani per mani fresche e pulite, ovviamente ho fatto la traduzione. E questo, a differenza di quello di Sephora, è in plastica, quindi ottimo, ottimo veramente. Poi ho trovato questo, che è una maschera idratante per il viso con olio di semi di uva, che è questa qui. Poi ho trovato questo, che è un balsamo per le mani e per le unghie. Poi il Fuss & Butter, quindi questo è un burro per i piedi, profumo di rosmarino e bergamotto. Buono. Poi abbiamo trovato questo, che è una crema, giusto, una crema con acido ialuronico, per il viso, collo e décolleté. Ottimo, anche 20 ml di prodotto, quindi. Poi questa è una winter spooling ed è una crema per i capelli stressati d'inverno con pantenolo. Quindi anche qualcosa per quanto riguarda i capelli, che a me è una cosa che piace, non trovare sempre le solite cose. Quindi ottimo anche questo. Poi abbiamo una body lotion, quindi una crema per il corpo al latte, alla vaniglia e chiodi di garofano. Ed è per pelle idratate, per idratare la pelle, no, per idratare, per idratare la pelle. Poi abbiamo un detergente delicato, quindi uno shampoo, per proteggere dalle cose esterne, questo, comunque per proteggere il capello, 50 ml. Sono curiosa di sentire il profumo, non l'ho aperto perché se li apro li devo utilizzare, ma sono molto molto curiosa di sentire il profumo. Poi ho trovato queste creme, questa doccia crema al profumo pampepato e sono delle creme per la doccia, quindi una specie di bagnoschiuma più cremoso. Non vedo l'ora di utilizzarlo, quindi non so che profumazione ha questa rosa e questa verde acqua. Quindi sono molto curiosa anche di questo. Sono crème douche, quindi una crema per la doccia, eccetera. Poi abbiamo questo, che è un fluido per le punte dei capelli. Dice che si prende cura dei tuoi capelli in inverno, quindi questo lo voglio provare pure. Ottimo per quanto riguarda i capelli, specialmente che chi fa colore e tutto è ottimo. Poi abbiamo questo, che è Scum Bud ed è una schiuma da bagno profumo lavanda.
dai, vengi facile costa e fagna con questo. Piace tantissimo la lavanda. Poi abbiamo questo che è un aroma douche, quindi una per fare la doccia ovviamente, con profumo di Natale orientale ed è aromatica. Infatti si chiama così Magic in the Year. Con l'aroma, boh, non lo so. Questi da provare perché allora sono delle bottigliette da 50 ml, quindi qualche applicazione si fa. Tipo, no? Tu compri bottiglioni per i ragazzi, fagli utilizzare queste e forse si fanno l'unghia dei piedi. Comunque, andiamo avanti. E ho trovato questa qui che è un gel detergente, rimuove il make-up. Quindi questa, due in uno, ed è 20 ml di prodotto. Poi abbiamo nella scatolina che sarebbe questa, ed è un burro corpo per pelle morbida e vellutata. Quindi questa io adoro i burri corpo, da quando l'Ash non c'è più qui in Sicilia. Ma che bello il profumo! Limone, mamma mia, bello, mi piace. Io compravo il burricorpo della Lush, mi trovavo benissimo, adoravo. Poi abbiamo questi due che è un balsamo labbra, che è questo qui rosa, piccolino, 8 ml, potevo fare anche più grande. E questo dovrebbe essere un contorno occhi, giusto una crema contorno occhi, ed è questo, 10 ml. Poi abbiamo una crema qui 10, questa è una crema da notte, rassoda e rinforza. Carina come pack ed è 5 ml. Vediamo la scatolina. Carina, nica, nica, nica. Bella. Poi qui abbiamo una tavoletta per i piedi, quindi per fare il pediluvio. Io lo faccio spesso il pediluvio perché passando la calza e tutto, ho l'esigenza di fare il pediluvio ed è questa. E poi abbiamo queste tre bustine, che è una per il peeling da doccia ed è detergente, sfoglia con sali marini e rimane la pelle più morbida ed è questo qua. Poi abbiamo questa che è una maschera in tessuto, riduce la sensazione di tensione e pelle secca. Questa è la maschera, vedete qui c'è il disegno. E qui c'è il disegno che vi fa vedere come utilizzarla. E poi, Dulcis in fondo, abbiamo questo che è una maschera profumo frutti di bosco dolci, cura e nutre i capelli stressati. Quindi questa è una maschera per i capelli. E poi ho trovato questo che è il prodotto per scaldare le mani. Qui c'è il bottoncino, si deve schiacciare, in automatico diventerà caldo e diciamo lo potete portare in giro. E vi riscalderà le mani e poi dopo, se non mi sbaglio, lo potete utilizzare nel microonde 5 minuti e diventerà caldo di nuovo, quindi questo si può anche riutilizzare. Per quanto riguarda questo calendario, mi è piaciuto perché ho trovato dei prodotti che non conoscevo, ho trovato dei prodotti che mi piacciono, nel senso che ero molto molto curiosa perché ero molto curiosa di provare questi prodotti della Balea perché tutti ne parlano tantissimo e quindi ero molto curiosa di provare queste cose. E in più il pack è bellissimo. Questo è stato il calendario con il pack più bello. Non me ne vogliono gli altri, ma questo mi piace tantissimo. Questo mi piace tantissimo e quindi sicuramente anche il prossimo anno lo riacquisterò. Lo farò prima l'acquisto e tutto, quindi ho un capello fuori posto. Sì, adesso è messo bene, sicuramente il prossimo anno lo riacquisterò perché mi sono piaciuti. Ovviamente devo provare i prodotti e spero che ovviamente il prossimo anno siano anche diversi. Si spera. Andiamo avanti. Andiamo avanti e adesso parliamo del calendario di Nivea. Il calendario di Nivea, ho fatto anche il video qui su YouTube, quindi ve lo linkerò se lo volete vedere direttamente lo spacchettamento. Oppure vi linkerò anche, in questo caso Instagram e TikTok perché lì lo trovate in tutta la sua bellezza, perché poi l'ho aperto giorno per giorno
lì su Instagram. Allora, vi faccio un remake per quanto riguarda i prodotti che ho ricevuto. Questo è il deodorante ascellare a sfera. Mi trovo benissimo, io lo utilizzo di più quello con la perla, ma questo lo posso dare direttamente ai miei figli. Poi abbiamo trovato delle creme per quanto riguarda questo era per quanto riguarda il viso. Allora, questa è una crema per quanto riguarda il viso e il corpo, è una crema intensiva, ovviamente stiamo parlando della Nivea. Qui abbiamo una crema notte rigenerante, questa qui. Poi, questa è la crema che io utilizzo, infatti ne ho un'altra sotto, ed è al cocco e monoi. Questo barattolone grande, sono ottime come creme, mi trovo benissimo con queste. Poi abbiamo una crema alla rosa con acido ialuronico, quindi questa è una crema per quanto riguarda il viso. Poi abbiamo una saponetta che io adoro le saponette, sapete tutti che io adoro proprio le saponette. E questo contenitore che tutti mi hanno detto funge di per contenere la saponetta e anche per utilizzarla direttamente con la retina. Questo non lo sapevo, me l'hanno fatto scoprire alcune ragazze da TikTok. Dice: no, devi inserire la saponetta là dentro e ti viene anche un piccolo scrub. Quindi ottimo, direi ottimo. Poi un'acqua micellare per quanto riguarda viso e occhi, se non mi sbaglio. Sì, viso, occhi e labbra ed è un'acqua micellare sensitive, ottima. Poi, questa diciamo è l'unica nota dolente che è una formina per fare biscotti. Poi, come si chiamano? Poi ho trovato questi elastici per i capelli che non ti tirano i capelli, quindi sono ottimi anche questi, servono sempre. Questi servono sempre. Poi abbiamo altre creme, questa è la crema famosissima della Nivea che può essere utilizzata sia per il viso che per il corpo, per le mani, per tutto. Poi abbiamo un'altra crema idratante arricchita con vitamina E, che è questa qui della linea Soft. Poi cosa abbiamo trovato? Cosa? Cosa? Abbiamo trovato questo che è uno struccante occhi delicato. Questo qui fa sempre bene avere uno struccante occhi. Poi abbiamo una maschera viso rinfrescante e sono due porzioni, quindi ottima. Poi abbiamo un body milk da 75 ml, quindi un latte corpo, ottimo anche questo. Poi una doccia crema, un cream soft, quindi una doccia crema di 50 ml, anche questa ottima, perché la profumazione della Nivea mi piace tantissimo. Questa è l'altra nota dolente perché è una BB cream. Questa è l'unica, diciamo, oltre il stampino per i biscotti, questa è l'altra nota dolente che è una BB cream di 50 ml e sinceramente la colorazione, se non mi sbaglio, è scura. Non mi dice niente di che. Poi abbiamo questa che è una crema mani al monoi, al macadamia se non mi sbaglio, questa qui comunque ottima. Poi uno shampoo piccolino di 50 ml. Poi ho trovato una bellissima spugna lilla, molto molto bella, io adoro le spugne, lo sapete. E poi per finire ho trovato, c'era anche la spatolina questa qui che io utilizzo questa la potete utilizzare se non fate manicure, cose, eccetera, eccetera. Quando avete delle macchie, per quanto riguarda, che so, i polsini dei maglioncini, del giubbotto, delle giacche, dei jeans, mettete un po' di alba e strofinate con questo, lo mettete nelle ditine così e strofinate, 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 strofinate e si toglie. Ottimo, io lo utilizzo là, ce l'ho rosa. Poi per finire abbiamo un balsamo idratante, un balsamo idratante, quindi la mia collezione di balsami labbra sta aumentando a dismisura. E poi il bellissimo scrub labbra viola che tanto desideravo, che avevo visto in vari video, quindi bello.
Bene, per quanto riguarda questo calendario di Nivea, mi è piaciuto tantissimo, sono rimasta molto, 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 ma molto contenta e sicuramente il prossimo anno lo acquisterò perché mi è piaciuto tantissimo, dal primo all'ultimo prodotto. Quindi andiamo avanti. Allora, un altro calendario che vi faccio vedere è questo qui di Alverde messo al contrario, ma fa lo stesso. Questo è un altro calendario acquistato al DM, anche questo me l'ha spedito la mia migliore amica Patrizia, che la saluto, ciao Patti. Anche questo è acquistato al DM, come vi ho detto, e si trovano tutti i prodotti di Alverde. Non conoscevo questa marca, non avevo niente per quanto riguarda questa marca e quindi ho voluto provare qualcosina. E adesso andiamo a vedere cosa ho trovato. Ce l'ho tutti qui, ho anche scritto cosa erano, e infatti, ecco. Allora, in primis vi faccio vedere che ho trovato un roll-on per quanto riguarda gli occhi, e questo è ottimo perché è idratante ed ha la sfera. Questo lo utilizzerò, ma credo che lo scenderò là sotto, quindi dove posso fare la mia skincare normalmente. Poi ho trovato un mascara di Alverde, e questo è All in On ed è un mascara e poi una lip mask, quindi una maschera per le labbra di 8 ml. Ma le maschere delle labbra perché li fate così piccole? Io ho delle bellissime labbra, me le voglio drittare. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo qui. Le buste. Sì, qua abbiamo le buste. Allora, qui abbiamo trovato varie bustine, che sarebbero queste così, dove abbiamo tipo varie porzioni di prodotto. Allora, adesso vi dico che cosa ho trovato nelle buste. Queste sono Fush Mask, una maschera per i piedi al mirtillo rosso ed è questa. Poi abbiamo un Shroom Bed che sarebbe una schiuma da bagno e abbiamo al mandarino, all'aloe vera e alla mora. Ed è questa, quindi Bromber e la Mora. Poi abbiamo una maschera per capelli alla curcuma e orange, che è questa qua. Poi abbiamo trovato una maschera idratante al fico che è al mirtillo rosso, che sono queste qua. Poi nel tubetto, perché me ne sono scritte, nel tubetto abbiamo un gel detergente al tè verde, che sarebbe questo, un peeling per la doccia allo zenzero di 20 ml, poi abbiamo un peeling per i piedi allo zenzero, poi abbiamo una crema mani alla vaniglia. Poi abbiamo una lozione per i piedi, sempre alla vaniglia. E poi una lozione per il corpo ai fiori di rosa. Che è questo. Poi, per finire, poi abbiamo una lozione corpo, sempre alla vaniglia. Poi abbiamo un sapone per la doccia e abbiamo questo, giusto? Sì, questo. Abbiamo un sapone per la doccia, quindi un doccia per lavarvi. Ditemi qualche cosa, ma non vi sembra strano che ci sono tutti i prodotti per lavarsi? Non lo so, Alverde in Germania, non è che mi state dicendo che mi devo lavare, ma comunque. Abbiamo questo prodotto per la doccia nella profumazione lavanda, mandarino e lavander. Non può essere.
Lavander, mandarino e lavander. Mandarino, dov'è l'altro? Me lo sono perso. Ah, vaniglia, scusate. E vaniglia. Poi abbiamo uno shampoo che nutre i capelli, all'argan, che è questo. Poi una crema per la doccia al cotone organic, che è questo. E una crema per nutrire i capelli, ed è questo. Allora, abbiamo trovato un sacco di prodotti per quanto riguarda la detersione, per quanto riguarda il lavaggio. Allora, posso dirvi che troppi prodotti in mini size per lavare, 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 lavare. Io compro i bottiglioni, non lo so se al verde lo ricomprerei, sinceramente, perché non ho trovato dei prodotti che mi sconfifferavano tantissimo. Mi aspettavo qualcosa di più particolare, questo sì, ve lo dico sinceramente, mi aspettavo qualcosa di particolare, però sono dei prodotti che ovviamente andrò a vedere, andrò a testare se mi piacciono oppure no. Questo poi ve li farò sapere. Quindi è il primo calendario che vi posso dire che c'è un ni, che non so se riacquisterei il prossimo anno. Quindi, per quanto riguarda questi calendari è tutto. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!